Sta facendo bella, sempre ordinata. Ah, scusate, vi volevo presentarmi, sono l'architetto Paradisi, Lorenzo Paradisi, e sto qui nel traffico, sto tornando a casa. Mo, che è risuccesso? Hanno cambiato tutto, stamattina si poteva andare dritto, mo io lo chiedo, va. Senta, dica. Prego. Volevo dirle, no? Sì. Siccome, un attimo, è che sì. Siccome io abito, là, sì. Adesso con tutte queste frecce, io abbiamo dovuto, a causa dei lavori per il giubileo, abbiamo dovuto invertire il senso di marcia. Adesso lei può seguire le indicazioni, in fondo a destra può girare fino alle 11:30. Sì, eh? E fino a destra? Sì, a destra. Ma io devo andare a sinistra. Lo so, deve seguire le indicazioni. A destra fino alle 11:30 può girare. Arrivo, sì. Sì, segua le indicazioni. Buongiorno. Ma dove va? Senta. Dove va? Dove va? Ma che è un'altra volta lei? Oh, ma non le vede le frecce? È proprio perché ho visto, non ci si capisce niente, abbia pazienza. Ma glielo ho detto, è per i lavori del giubileo. Sì, ho capito, ma guardi, io abito laggiù, guardi, io abito proprio qua. Ecco, vede qui? Qua. Ah, beata lei. Ma come, beh, non faccia commenti? Abito là dietro, perché devo far giro? Poi stamattina mi ha detto di andare giù per girare a destra, non si poteva. E come no, gliel'ho detto fino alle 11:30, poi invece dopo le 11:30 deve girare a sinistra. Vada, vada, giri a sinistra adesso, segua le indicazioni, vada, vada. Ma dove va? Va contramano, ma non le vede le frecce? No, dico, non le guarda le frecce? No, non le guardo più, basta. Mi sono stufato, vorrei andare a casa. A chi lo dice? Lo dico a lei, far vigile. Senta, io le ho detto di seguire le indicazioni stamattina. Non le voglio più seguire le indicazioni, mi ritrovo sempre qua. Anzi, la macchina gliela lascio qui. E io chiamo il carro attrezzi. Chiami io, beh. Che strada fa il carro attrezzi? Perché? Così mi faccio da un passaggio da lui, no? Non è consentito. Vabbè, tanto è giubileo, perdoniamo tutti, perdoneranno pure questo, no? Mi chiama, vado a pia il caffè. Ho sudato 7 camicie, diciamo una sola, ma l'ho sudata tanto, ma sono a casa. Le chiavi non si trovano, come al solito è aperto. Questa è casa mia, mi devo sbrigare perché oggi è una giornata particolare. Questo è il mio cane, talmente affezionato che per lui è come se non esistesse. Mamma mia, che caldo! Liberata!